Buonasera a tutti, venerdì 25 gennaio 2019, video dal titolo Colpo di Stato per impedire la criptovaluta in Venezuela. Bene, questo mentre stavo sentendo appunto la conferenza stampa di Maduro in diretta su internet, ricordo che il Venezuela è la prima nazione che ufficialmente ha adottato una criptovaluta di Stato che si chiama Petro. E che questo argomento rischia di diventare lo stesso motivo per cui diciamo tanti capi di Stato sono stati eliminati, l'ultimo in ordine di tempo è Gheddafi, e ora infatti si sta organizzando un colpo di Stato in Venezuela per impedire la sovranità monetaria ed economica di questo paese. Perché dico questo? La solita teoria del complotto? No, per carità. Guardate cosa sta succedendo a proposito del CFA in Africa, che è la stessa cosa. È una moneta coloniale utilizzata dalla Francia per tenere sottomesso e sottosviluppato il continente africano. Guardate quello che è successo nelle isole Marshall, dove l'anno scorso hanno annunciato la creazione di una moneta sovrana nazionale, criptovaluta, chiamata SOV, e subito il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un documento di 50 pagine dove sconsiglia vivamente le isole Marshall dall'adottare una moneta sovrana su blockchain. Quindi non si tratta di illazioni, il problema, della criptovaluta e della paranoia della dittatura totalitaria bancaria, dove siamo immersi fino al collo, è un vero problema mondiale, è un problema che riguarda tutti i popoli, prima ce ne accorgiamo meglio è, perché porta a rovesciamento di regimi anche dopo elezioni democratiche. Maduro era stato eletto pochi giorni fa presidente e un altro venezuelano si è autodichiarato lui presidente e con l'appoggio degli americani, in questo caso io penso che non siano gli stessi americani di Trump, io sto parlando del Deep State degli Stati Uniti, cioè quel diciamo gruppo di grigi che sostanzialmente finisce per condizionare anche la politica italiana. Bene, vi metto i link ai video sotto al mio video, ovviamente i link ai documenti che riguardano questo intervento, facendovi presente che in basso a sinistra vedrete un documento in inglese che spiega come il ricatto del Fondo Monetario, cioè di non far avere i fondi internazionali a quei paesi che decidono politiche, per esempio basate sulle cripto come le isole Marshall, è un ricatto che ormai fa ridere i polli perché il professor Richard Werner dell'Università di Southampton ha pubblicato un paper dove spiega che gli investimenti diretti esteri non servono assolutamente a niente. Perché non servono a niente? Perché si traducono in creazione di moneta bancaria da parte delle banche del paese e quindi le banche di quel paese possono benissimo creare moneta bancaria senza bisogno che ci siano degli investimenti esteri. Questo è quanto, vi saluto al prossimo video.